Cinepop. Allora, 13 nomination per La forma dell'acqua, 8 per Dunkirk, 7 per Tre manifesti ad Ebbing, Missouri, 6 per Il filo nascosto all'ora più buia e 5 per Lady Bird. Bene. Scusate, mi sto preparando per la notte degli Oscar. Voi? Siete pronti? No? Cioè, mi volete dire che a pochi giorni dalla notte più attesa da qualsiasi appassionato di cinema che si rispetti, voi non siete tutto un fremito? No? Beh, io sì, anche perché la gara si fa appassionante quest'anno, eh? Ci sono storie d'amore stile monster movie, film di guerra che ti portano al centro dell'azione, commedie drammatiche sul ventre molle dell'America e Lady Bird, la storia di formazione di questa ragazza di provincia che sogna di trasferirsi nell'East Coast. Il film ha ricevuto 5 nomination pesanti, tra cui miglior film e miglior attrice protagonista, andata all'attrice irlandese con il nome più impronunciabile d'America. Lo avrete sentito dire almeno 100 volte in 100 modi diversi: Sean, Sorcy, Sushi. Vabbè, ascoltate la Felberbaum. Saoirse Ronan. E poi dite che Cinepop non serve a niente. Certo che serve. E lei, a proposito? Se vi piacciono i duri taciturni, le canottiere sudate e l'adrenalina, Lady Bird non è certo il film per voi. It's hard to think. L'ultimo anno di liceo, i primi amori, l'inadeguatezza e l'impazienza di fuggire verso un futuro carico di promesse e di paure. Questi sono gli ingredienti di Lady Bird, una commedia agrodolce, travestita da teen movie, diretta da Greta Gerwig, l'icona del cinema indie, qui alla sua prima regia. Quando ti sei resa conto che fare l'attrice non ti bastava più? Ho sempre sentito che la recitazione mi rendeva una scrittrice migliore e viceversa. La scrittura migliorava il mio lavoro di attrice. Sono due aspetti creativi che mi hanno aiutato molto nella regia. Penso che l'arte sia un insieme di cose e che debba essere considerata nella sua totalità. Secondo te esce fuori lo spirito dell'adolescenza? Greta è riuscita a cogliere quel periodo della vita in modo giusto e sincero. Non giudica gli adolescenti dall'alto e non è mai compiaciuta. Non nasconde niente e non cerca di sedurre con espedienti drammatici. And the Golden Globe goes to... Oh boy, isn't that great? Lady Bird. Il film si è aggiudicato 2 Golden Globe come miglior commedia e miglior attrice ed è diventato un caso, ottenendo 100% di recensioni positive sul temibile sito Rotten Tomatoes e 5 candidature all'Oscar. A parte Grand Budapest Hotel, è la prima volta che riesco a vedermi sullo schermo per tutto un film. Sono riuscita a godermelo con uno sguardo obiettivo e mi sono resa conto di quanto la narrazione fosse brillante. Mi piace, non è troppo rosa. Quanto è importante avere uno sguardo femminile nel cinema? Quando si parla di registe donne o di narratrici, c'è sempre quello strano sottotesto che implica: è come mangiare verdure, della serie non moriamo dalla voglia di mangiarle, ma sappiamo che fanno bene. La verità è che i film diretti dalle donne non sono come le verdure, sono esperienze fantastiche, sono come un buon gelato. Consigliato a chi sta all'ultimo anno di liceo. Chiama lo sguardo femminile al cinema. Chi ha un rapporto conflittuale con la madre. A tutti gli appassionati di cinema non sarà sfuggito il fatto che Greta Gerwig è anche un'icona della commedia romantica e ironica alla Woody Allen. Non mi credete? Allora guardatela in veste d'attrice nel film Il piano di Maggie, A cosa servono gli uomini, che, titolo a parte, non è niente male. E c'è quel gran figo di Ethan Hawke. E lo sapete che la bella Greta è soltanto la 5ª donna ad essere stata nominata come miglior regista agli Oscar? Questo è uno scandalo. Vabbè, comunque, avete imparato a dire il nome dell'attrice di Lady Bird? Ve lo ripeto? Saoirse Ronan. Ditelo. Ah!
Ah, bravi! E se volete vedere qualche altro suo film, fatevi trascinare dalla fiaba horror Amabili Resti. Lei era una ragazzina e era diretta da un certo Peter Jackson. Aveva soltanto 16 anni, una bambina praticamente, come è bambino il protagonista del prossimo film di cui vi parlerò. Un bambino speciale, Baby Boss. E quindi abbiamo pensato di chiamare i nostri Baby Canova a raccontarcelo. Ascoltiamo un po'. Allora, figli oggi, eh? Ma quale sarebbe? Baby Boss! Noi, vabbè, siamo in profonda crisi. Non siamo più amati come una volta. Ecco il nostro peggior nemico. I cuccioli! Oh. No, è proprio questo il problema! Sì! Parla di un bambino che non voleva un fratello perché voleva sempre tutte le attenzioni dalla mamma e papà. Poi un giorno arriva un bambino piccolo. Un bambino con una camicia, una cravatta, un po' strano. Tim! C'è il tuo fratellino! Non ci vuole un genio per capirlo. Era un bimbo. Ha visto che il bambino era stato consegnato in taxi. E in verità parla. È solo che lo fa quando nessuno lo vede. Perché quando lo vedono fa la posizione del neonato felice che la faceva ieri lei a casa. La posizione del bambino felice. Che cosa umiliante! La scena che mi ha fatto più ridere quando diceva puzza bubu cacca. Gugu gaga! So l'importanza di questa missione per la compagnia. Missione? Sai parlare! Ho buttata! Devo sistemare il ragazzo. E poi praticamente ha preso una mini macchina della polizia che andava con i pedali. E solo che facevano vedere che andava velocissimo, invece che andava piano così. I bambini giocano insieme ora. Che bello. Può essere visto di mattina o di sera con le sorelle, fratelli e mamma e papà. Siete pronti alla situazione? Chi sei tu? Baby Boss! Tipirine Pop. Baby Boss, The Breadwinner, Coco, Ferdinand e Loving Vincent. Questi sono i 5 candidati come miglior film d'animazione. Chissà se Baby Boss riuscirà a vincere contro il favorito Coco. DreamWorks contro la Disney, attenzione, è interessante. Comunque manca pochissimo perché la notte degli Oscar sarà il 4 marzo e io vi aspetto su Sky Cinema Oscar per la diretta della cerimonia. Ma noi ci vediamo prima, vero? Qui, a Cinepop, domani. Oggi abbiamo parlato di Lady Bird, Baby Boss, il piano di Maggie, a cosa servono gli uomini, Amabili Resti. Cinepop.